Un tavolo istituzionale da convocare entro una settimana con la partecipazione del Ministero alle Infrastrutture, Regione Campania, Provincia di Salerno, ANAS e Sindaci del Cilento. Con questo impegno si è chiuso ieri mattina l'incontro tra gli amministratori cilentani e il viceprefetto di Salerno Giovanni Cirillo. I sindaci della comunità mondana Gelbison e Cervati si sono fatti portavoce delle stanze della comunità cilentana, sollecitando interventi urgenti per la riapertura della varianda alla strada statale 18. La strada a scorrimento veloce è chiusa da oltre 2 mesi all'altezza di Prignano Cilento a causa di una voragine che si è aperta sul manto stradale. Per ripristinare il transito su entrambe le carreggiate, al momento si viaggia solo in direzione Vallo della Lucania. Sono necessari interventi per un costo di oltre 1,5 milioni di euro. L'ingegnere Criscuolo della provincia di Salerno ieri mattina è stato chiaro: il progetto è pronto, mancano i soldi. È chiaro che senza l'intervento del governo centrale la frana sulla Cilentana non sarà mai risolta. Siamo pronti, ha ribadito il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloi, ad azioni di proteste forti. Richiediamo con forza le proprie responsabilità al governatore della Campania Stefano Caldoro, perché la regione non finisce a Napoli ma a Sapri. Tra i sindaci presenti all'incontro anche quello di Ceraso, Gioi Cilento, Moio della Civitella e Novivelia. Gli amministratori hanno chiesto inoltre l'affidamento della Cilentana all'ANAS. Le disponibilità della provincia non sono più sufficienti per garantire una gestione funzionale dell'importante arteria. Per ripristinare nell'immediato la transitabilità su entrambe le carreggiate della Cilentana è stata prospettata la possibilità di ampliare la carreggiata all'altezza della voragine. Potrebbe essere questa una soluzione tampone che consentirebbe di rendere percorribile la Cilentana già nelle prossime settimane. Ogni decisione però sarà presa solo dopo il tavolo istituzionale. Durante il vertice in prefettura i sindaci hanno chiesto interventi urgenti anche per la pisciottana nelle strade di Perito e Ostigliano.